Ed eccoci, continuiamo con la seconda parte di Cemento Rosso Sangue, sempre Palazzi ex Ligresti, Municipio 5 Milano, via Midani, eccetera. Ripercorriamo ancora queste situazioni avvenute in questi immobili diventate delle vere e proprie cattedrali nel deserto, ma fortemente abitate. E cosa trovavamo nel 2018? Beh, quello che state vedendo nelle immagini, c'è stata una grossa popolazione di personaggi di ogni tipo che hanno cominciato a impadronirsi di tutte le parti interne e anche addirittura dei sotterranei e dei box. E in questo contesto di illegalità, di crimine, di disagio sociale e materiale, cominciano a nascere anche le prime diaspore tra vari gruppi che cominciano a dividersi. Cominciano a spartirsi le varie parti e da qui cominciamo anche a vedere che gli spazi interni addirittura vengono vietati a dei gruppi etnici tipo i rumeni e quindi questi cominciano a crearsi dei campeggi esterni sotto i porticati, negli spazi attigui, nelle aree verdi, nei cortili, proprio per questa situazione di contrasto che c'è fra di loro. Questo forse è uno dei momenti più tesi che si è trovato all'interno di queste strutture, di questi fabbricati, proprio per queste situazioni qui, erano all'ordine del giorno le risse, le liti e tutto quello che insomma può essere una divisione tra clan, tra popoli diversi di questo spazio. Nel frattempo la proprietà cosa faceva? Beh, ogni tanto faceva pulire un attimino fuori, qualche volta appariva una lampadina, ma tutto quello che rimaneva all'interno e all'esterno di grosso ha continuato per anni a essere sempre lì. E guardate, cari cittadini, se per caso nel vostro supermercato manca un carrello, come sempre nei luoghi trash, Paolo, troviamo il carrello. Chiaramente è stato spaccato, vedete, per recuperare la monetina. E questo ci indica proprio la presenza di persone mendicanti, guardate qua, bisognose, in mano a questo racket della mendica che è sempre più feroce, sempre più vigliacco e vive sempre delle condizioni di queste persone che sono sempre più gravi, a parte quelli che fingono, ci sono veramente delle persone senza gambe e senza braccia. E veramente sembra di essere in una situazione fuori dal mondo qui. Pattumiera dappertutto, guardate qui. Ci addentriamo un attimo nella foresta e guardate. Dove sembra di essere al coperto di ogni situazione, ci sono le capanne qua. Sempre di queste persone che, come potete vedere, vivono in queste condizioni. Adesso passiamo, busseremo. C'è qualcuno? No, hanno qui una scorta di materassi e altre cose. Guarda lì, Paolo, tutti i loro generi sono qui, in attesa della notte, che è dove rimontano tutto e si mettono a dormire. Ricordiamo che qui siamo nel comune di Milano, nel municipio 4. Cari amici, pensavate mai di vedere una situazione del genere non in una favela brasiliana del terzo mondo in Africa, ma a Milano? No, ma posso A dire una 3 cosa? chilometri dal centro di Milano. Guardate la costruzione ramosa, l'ingegno col quale con i rami si sono andati a costruire una specie di tetto per ben nascondere tutto quanto. Quindi, Daniele Menti, cosa mi dici di questa costruzione? È una costruzione temporanea o è qualcosa che dura da un Ma po'? no, è un qualcosa che sicuramente dura da tempo, non avrebbero avuto comunque pochissimo tempo per farla, serve comunque tempo. Serve preparazione, comunque sia, bisogna recuperare tutti i È materiali per rimetterla a materiale. posto. Quindi non è una Certo. cosa di 2 giorni, è Quello che comunque una cosa vorrei di qualche mese. sottolineare io, che sono con te, tu sei più alto di me, sei oltre i 2 metri, che qui la vegetazione copre praticamente tutto. Pensate a una persona che viene da queste parti per fare una commissione o prendere il tram, sbaglia strada e si ritrova da queste parti, in una foresta pericolosa con delle persone Il nascoste. discorso è proprio questo, perché dall'altra parte della strada comunque tu vedi soltanto dei rami, vedi dei semplicissimi rami, non vedi
quello che c'è al di sotto. Non ti aspetteresti mai che invece da un momento all'altro può spuntarti una persona che recupera il suo bel materasso e magari ti rapina. Ecco, sul posto facciamo anche una battuta per alleggerire la situazione. Non è che io e lui ci amiamo, che ci teniamo abbracciati, ma perché ho un tipo di microfono per cui se no non si sentirebbe e quindi siamo qui così. Ma andiamo avanti. E c'è un'altra capanna anche qui, ragazzi. È tutto pieno di capanne qua. Occhio, occhio. Vuota, vuota, ok. Qui altre coperte, altre attrezzature, proprio per quello che vi dicevo, vedete? Per queste persone della mendica che vengono messe a dormire qui sotto i porticati, per non fare vedere alla vigilanza urbana, alle forze di polizia, che c'è questo presidio, questo hotel notturno, questo accampamento, nascondono le cose tra la vegetazione. Come vedete la vegetazione è impestata di bottiglie, urine, sacchetti, quindi una grande presenza di persone. Vi ricordo che siamo qui, sono Tullio Trapasso, c'è come Paolo Rusconi, Daniele Menti e altre persone della squadra di City Report. E questa è una ripresa, come vedrete anche dalle luci, notturna. Notturna perché? Perché qui ci sono anche delle persone armate, pericolose, che danno un sacco di problemi. E guardate cosa abbiamo trovato nascosto sotto le capanne. Due manganelli. Questi chiaramente, Paolo, li portiamo via. Questi non li lasciamo, anche se chissà quanta altra roba c'è nascosta qui. Guardate qui, come vi dicevamo, altri materassi, attrezzatura per il sonno, per far dormire tutti questi bivaccanti, quindi si capisce benissimo che qui c'è una gestione di questa situazione, come avevamo già anticipato, che li va a recuperare per le varie strade di Milano dopo la mendica, gli ritira i soldi e li porta qui. Abbiamo visto anche scatolette di tonno, cibarie varie, bidoni. E proseguiamo a vedere cosa succede qui. Troviamo i campeggi esterni in mezzo alle piante, tra le vie dove la gente normalmente passa per andare a recarsi a prendere il tram oppure per andare a fare le sue commissioni. E qui abbiamo presenti, ci sono i clan dell'est, quindi rumeni, bulgari, abbiamo scoperto anche vedendo le targhe delle loro macchine, ma manca ancora un pezzo, manca il pezzo del dormitorio sotto il colonnato, che è quello che vediamo qui, ben occultato. Ci troviamo tantissime persone, 10, 15, 20, 30, dipende dalla temperatura e dalla stagione, e questo è il fatto che ci ha lasciato più stupiti. Accendevano anche i fuochi che si vedevano in strada, ma non si è mai visto nessuno a dirgli qualcosa. City Report, siamo fuori la notte a farvi vedere cosa succede in questo quartiere. Anche le biciclette sono a disposizione di tutti, oltre che la droga, i pernotti e tutto il restante. Facciamoci una pedalata, va? Andiamo a vedere il parco dello spaccio. E questo è il parco che si trova di fronte a tutte queste ex costruzioni che da anni edifici immensi di 6-7 piani che noi ogni anno denunciamo per essere occupate e avere dei problemi appunto di criminalità e di spaccio. Questo è uno dei parchi che la notte rimane completamente al buio. Seguimi Paolo. Scusate se ho un po' di fiatone, ma queste biciclette del comune non funzionano bene, anche trova dappertutto, sono tutte rubate, scardinate. E in questo pezzo qui, come potete vedere, si arriva da diverse strade, le macchine si fermano e da questi palazzi abbandonati, nei punti più bui, colonnati eccetera, escono fuori i pusher a fornire le dosi. Ne abbiamo diverse dimostrazioni, abbiamo anche dei filmati che prossimamente vi faremo vedere, ma andiamo avanti. E gli anni passano inesorabili, arriviamo al 2020. E in questo periodo continuano le occupazioni, anzi addirittura dove prima c'erano i dormitori sotto il colonnato si è addirittura divelto vetri e porte per andare a collocarsi al calduccio dentro.
City Report. Dove vi portiamo oggi? Frank, entra pure per primo, hai questo onore. Grazie. Entriamo. Siamo entrati. Guardate cosa c'è. Ecco che durante il lockdown, qualsiasi restrizione, gli spazi di legalità vengono utilizzati per tantissime situazioni. Si entra in questi palazzi, si spaccia, si ruba, si smontano veicoli rubati e si gioca persino a pallone per ingannare il tempo tra un pernotto e l'altro in queste situazioni abusive che vi stiamo facendo vedere insieme a Paolo Rusconi. Pensate quanta legalità c'è, al di là del DPCM di Conte e del coronavirus. Ma non potevamo non visitare anche il retro di questi palazzi, i cortili, dove si accede da un cancello laterale e che ci hanno riservato delle belle sorprese anche queste parti che confinano con i palazzi che poi sono frontali sulla via Antegnati, che è quella che dà poi sulla strada Ferrari. E qui chi troviamo? Troviamo degli altri accampati anche qui, in ogni spazio possibile sotto i porticati. Tra l'altro, nonostante il periodo di Covid, nessuno aveva una mascherina, ma però facevano tanta attività fisica, infatti giocavano a pallone, giocavano a calcio, avevano le biciclette, ci hanno visto arrivare, non erano molto contenti, infatti ci hanno regalato il pallone, diciamo che ce l'hanno proprio tirato contro e poi sono scappati via, e questi sono i luoghi dove queste persone soggiornavano durante questo periodo. Siamo a fianco al NUIR dei Vigili Urbani del Comune di Milano, quante telecamere qui nei pressi, e di fronte a loro cosa succede? Oh, oh, porte aperte. Andiamo a vedere cosa succede in questo giro approfondito di via Milani, via Antegnati, Ripamonti, Palazzi Ligresti. Andiamo, Frank. State vedendo tutti i pezzi di marmo che stanno venendo apportati qui? In questo palazzo, guardate, e fra l'altro guardate qui, questo è un pezzo del cancello, guardate dove è finito, altro marmo, praticamente è stato spaccato tutto il marmo presente per essere asportato, ma guardate cosa c'è qui. Paolo ha già la luce accesa, al di là del cumulo di immondizia, guardate che strano, questa scala e sgombra, si può entrare. Alza Paolo, alza, se no non vedo. È aperto, ecco dove è aperto. Vai, 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 vai. Qui che è aperto. Vai. Qui abbiamo scoperto un altro passaggio. No, qui c'è un muro. Si sono adibiti questo angolo, avete capito perché era pulito qui? Ci sono anche calzature da donna qui. Ma anche nei posti che uno meno se li aspetta si trovano altri pernotti e altri bivacchi. In questo caso siamo scesi da una scala dell'alto palazzo, quello a fianco al NUIR, dove pensavamo non ci fosse nessuno, e invece anche lì abbiamo trovato delle persone che soggiornavano, dormivano anche in condizioni abbastanza alterate, in quanto con tutto il baccano che abbiamo fatto non si sono accorti finché non gli siamo presentati proprio davanti. E anche qui siamo riusciti a uscire illesi senza aver fatto male a nessuno, senza averne subito, e da qui arriveremo ai tempi nostri con la prossima puntata che vedrete su City Report Cemento Rosso Sangue. Andiamo avanti. City Report!